La stagione del tennis tavolo si è conclusa anticipatamente per l'emergenza Covid. Due trofei in bacheca, ma il grande rammarico di non aver potuto portare a termine il campionato da capolista imbattuta al momento dell'interruzione. È un rammarico enorme, ancora non mi va giù questa decisione, a mio avviso affrettata, non ho timore a dirlo. Si poteva tranquillamente aspettare, scorporare quello che diciamo era la decisione da prendere per l'assegnazione del titolo rispetto a quanto andava deliberato per tutte le altre serie. La serie A1 rispetto alle altre serie è una serie dove giocano professionisti, gente che fa questo per lavoro, e quindi ci sono interessi importanti, certo in proporzione a quelle che sono le nostre possibilità del nostro sport, e a mio avviso si poteva anche aspettare per poi vedere di organizzare un concentramento anche con partite secche per le quattro prime in classifica. D'altronde, se si sta pensando ora di far ripartire il calcio, non vedo perché noi non potevamo farlo. Potevamo anche far fare i tamponi ai nostri giocatori e poi appunto fare partite. In due giorni si poteva finire tutto, anche spostato a fine giugno i primi giorni di luglio. È una decisione che ci ha profondamente danneggiati, non perché dico che avremmo vinto il titolo, perché erano dei playoff da giocare, ma ne avevamo grandi possibilità, avevamo fatto degli investimenti per poter riconfermarci, almeno ce la volevamo giocare fino alla fine. In bacheca Coppa Italia e Supercoppa Italiana, quali sono i ricordi legati a queste due vittorie? La Supercoppa è arrivata subito dopo l'estate, subito dopo lo scudetto. Abbiamo presentato in quell'occasione la nuova squadra, quindi c'era grande fermento in città, scendeva in campo per la prima volta la Stella Monteiro, l'altro giocatore Ismailov, anche egli molto, molto importante, anche se poi non ha potuto giocare nella Supercoppa, quindi però eravamo largamente favoriti, diciamo, in quell'occasione. Abbiamo vinto come un po' si aspettavano tutti. E la Coppa Italia è stata una vittoria che ci ha dato grande soddisfazione. Siamo stati parecchio fortunati perché nella semifinale con Milano, ricordiamo sempre privi di Ismailov, squadra incompleta, Amato influenzato, e in quell'occasione avevamo quasi perso. Poi siamo arrivati in finale grazie all'evento sfortunato che ha colpito il cinese di Roma, di Milano, Guozè, che ha avuto una brutta distorsione alla caviglia e si è dovuto ritirare dalla partita con Giordi. Quindi aiutati in quell'occasione alla dea bendata, ma in finale ce la siamo sicuramente meritata contro Carrara. Già tutto pianificato per la prossima stagione, le riconferme di Monteiro, Rec, Daldossi e Piccolin sono già ufficiali, così come l'arrivo del francese D'Andreau. Ci presenta questo ingaggio, come si è arrivati a raggiungere l'accordo con lui? Avevo dato priorità intanto alla riconferma di Sadi perché ero ampiamente soddisfatto di quello che ha fatto, ma lui mi ha detto nell'ultima trasferta che abbiamo fatto a Verzuolo, mi ha detto che voleva tentare di disputare un campionato ancora più competitivo, più prestigioso, come quello francese o tedesco. E quindi avrebbe tentato di giocare lì. Io ovviamente non potevo aspettare più di tanto, quindi ho iniziato a cercare insieme ai nostri tre tecnici, a Liang, Marcello Puglisi e Roberto Gullo. Abbiamo visionato tanti giocatori, tra cui appunto D'Andrea, che ha veramente colpito tutti. E siamo riusciti a chiudere un accordo che secondo me ha portato a Messina un giocatore di altissimo livello e in grande crescita.
giocatore che ha nel carniere delle vittorie veramente prestigiose. Parliamo di un atleta che ha battuto il portoghese Freitas, che nei primi 20 al mondo, che ha battuto più volte Bobo Cica, anche il nostro Joao e tanti altri giocatori. Quindi veramente un ragazzo che non vede l'ora di venire a Messina, con cui ci sentiamo molto molto spesso e che non vediamo l'ora di vedere all'opera con la nostra maglia. Monteiro è una garanzia, l'ha dimostrato anche in questa stagione, perdendo soltanto un incontro. Rec e Piccolin sono davvero legatissimi sia alla società che alla città. Sì, partiamo da Marco, che con cui ho già raggiunto un accordo già a dicembre sulla parola della riconferma. Ci tiene tantissimo a far parte ancora della nostra squadra. Mi ha chiesto la possibilità di avere un accordo biennale, sono stato contento e d'accordo nel concederglielo, e allo stesso modo poi ho proposto questa volta io a Piccolin la possibilità di fermarsi anche egli per 2 anni nella nostra squadra. Ha accolto anche lui con grandissimo piacere questa proposta, riservandosi però diciamo la possibilità, in caso di chiamata da parte di una squadra estera, il secondo anno a voler fare un'esperienza all'estero. Però ecco, è una clausola valida solo per l'estero. Se gioca in Italia, gioca con noi sicuramente 2 anni. Per Joao, sempre un po' complicate le trattative con Joao, però alla fine siamo riusciti a metterci d'accordo. E parliamo di un professionista di grandissimo livello. Joao ha perso l'ultima partita, Joao non stava bene già da un po' di tempo, tanto è vero che ha dovuto subire un intervento chirurgico al ginocchio, ora è perfettamente ristabilito, ha ricominciato a allenarsi, così come l'André e i nostri altri 2 ragazzi già da qualche giorno si allenano, e quindi speriamo quanto prima di poterli incontrare e di riniziare, anche se ancora non sapremo come e quando. A malincuore si sono separate le strade della Top Spin di Antonino Amato dopo 4 anni in cui il palermitano è stato davvero un protagonista assoluto di questa squadra. Sì, si è ripetuto un po' il dolore che aveva avuto l'anno precedente con Damiano, in questo caso ancora di più, perché Antonino è con noi, è stato 4 anni, quindi grande, grande rammarico. Però sinceramente tenerlo qui, magari lui sarebbe anche rimasto, però era una forzatura probabilmente, perché Antonino merita più spazio, sicuramente lui si deve sentire grande protagonista della squadra. Se si sente di essere il quarto o il quinto della squadra, a mio avviso rende metà del suo potenziale. Antonino deve essere protagonista, e sicuramente quest'anno la Marcozzi Cagliari, con cui ha firmato, avrà un grande atleta da schierare in campo. Quali sono gli obiettivi per il futuro e come pensa realisticamente si possa programmare la prossima stagione del tennis tavolo, tenuto conto ovviamente dell'emergenza Covid? Gli obiettivi sono sempre di essere protagonisti, ovviamente parliamo in questo caso della Serie A, della Serie A1, essere protagonisti al massimo livello. Sappiamo che soprattutto Carrara ha fatto una squadra fortissima, sulla carta ancora superiore alla nostra probabilmente, però tutto da giocare in campo. Noi abbiamo degli atleti che possono mettere in difficoltà i loro sicuramente, quindi puntare almeno alla finale, questo è il nostro obiettivo, e per il resto portare avanti un programma con i ragazzi. Puntiamo molto sempre sul nostro gioiello Faso, cercheremo di accoppiargli qualche sparring di alto livello, appunto questo è un programma che vogliamo assolutamente portare avanti, e far sempre crescere anche i nostri giovani qui a Messina. Parlo di Alessandro Amato, di Mariano Trifirò, di Andrea Giannino e tutti gli altri ragazzi anche che avevano iniziato un programma di avviamento al tennis tavolo, e poi ovviamente anche
le colonne storiche, anche se giovani, della nostra squadra, quale appunto mio figlio, Gianluca Zaccone, Simone Zaccone, Claudio Rampello, anche Alessandro Buono, ora Dario Sabatino, insomma abbiamo tanti ragazzi, tante squadre da comporre, ancora non sapremo come verranno composte nelle varie sedi, perché sconosciamo onestamente la formula che la federazione farà per la disputa appunto di questi campionati. Non sapremo come saranno composti i gironi, come si svolgerà, se a concentramenti. Di questo non posso sbilanciarmi su questo, perché sinceramente non so qual è il parere della federazione, il programma della federazione, né dalla Serie A né nelle serie inferiori.